Come sta andando il Vinitaly per gli astigiani? C'è interesse da parte del pubblico? Sì, diciamo che il Vinitaly sta andando bene, abbiamo avuto modo di parlare sia con gente del pubblico privato, ma anche con dei piccoli importatori che cercano piccole realtà, cercano nuove etichette, piccole aziende, aziende tradizionali che lavorano ancora i vitigni in modo tradizionale, vitigni autoctoni. Abbiamo visto che c'è proprio ricerca di nuove piccole realtà. Ma diciamo che la giornata di ieri è andata bene, anche ci ha sorpreso un po' perché comunque di gente ne è venuta, e gente interessata, non abbiamo avuto curiosi che venivano qua per farci perdere tempo, ma anzi tutti importatori. Il pubblico del Vinitaly che cosa predilige? I vini più caratteristici, per cui la Freisa direi e la Malvasia. Sicuramente la Barbera, perché è la patria delle Barbere o una delle patrie della Barbera. Però c'è molto interesse per le novità, per esempio un rosato di Barbera, adesso il rosato è molto trendy, piace molto ai giovani. E poi il nostro bianco inedito, che è un Riesling anch'esso abbastanza insolito per il Piemonte, ma che piace molto per gli aperitivi. Abbiamo preso anche qualche contatto buono dal Vietnam, dall'Islanda, e quindi anche nuovi mercati dove si vede che l'astigiano inizia a essere sentito. È vero che quello del vino è un settore che non conosce crisi? Ma diciamo che c'è da stare dietro, lavorare, c'è anche la crisi del vino, ma se uno riesce a non esagerare nei prezzi, comunque mantenere un suo standard, una buona qualità, si riesce a lavorare, si cerca di sconfiggerla.